Bentornati sul mio canale e benvenuti in un nuovo video. Allora, oggi parliamo di body care e quindi vi recensisco dei prodottini per il corpo, perché anche la pelle del corpo comunque è importante. Questi prodotti erano nel pack che mi hanno regalato i miei genitori, grazie mamma e grazie papà, lo scorso Natale, e sono dei prodotti dell'Omia. Comunque, prima di cominciare, mi raccomando, lasciatemi un like al video subitissimo per aiutare l'algoritmo e rendermi un pochino più visibile e seguitemi su tutti i miei social, soprattutto su Instagram, che è il social che uso di più. Sotto trovate i link per seguirmi dei miei social e trovate anche i link per acquistare questi prodottini. Allora, i prodotti in questione sono della linea Largan dell'Omia, ovvero il bagnoschiuma, che come vedete è praticamente quasi finito, bagnoschiuma effetto seta, elasticizzante e protettivo per pelli aride e facilmente irritabili, la crema per il corpo all'olio di argan e la crema per le mani sempre all'olio di argan. E nello stesso pack c'era anche lo shampoo e il balsamo che vi ho recensito a parte, vi lascio il link in una scheda. Allora, cominciamo subito con il bagnoschiuma. Questo bagnoschiuma sono 400 ml di prodotto per un PAO di 12 mesi dall'apertura, 0% sapone Sless e PEG ed è vegan. Contiene il 97% di ingredienti di origine naturale, dermatologicamente testato. Devo dire che i bagnoschiuma dell'Omia sono tutti ottimi. Io ne ho provato anche un altro, anche se non mi ricordo qual era, non mi ricordo di quale linea era, però mi ricordo che era un bagnoschiuma con cui mi sono trovata molto bene. Io in genere, non sempre, comunque a volte mi capita di utilizzare il bagnoschiuma sotto la doccia anche sul viso. Per esempio, se io faccio per dire attività fisica, no? Metto la faccia sul tappetino quando faccio yoga, quando poi mi faccio la doccia magari mi capita di passare il bagnoschiuma anche sul viso. Questo bagnoschiuma è talmente delicato che la pelle del viso non tira minimamente, nonostante sia un bagnoschiuma e quindi formulato prevalentemente per il corpo. Ora, non vi sto dicendo di utilizzare il bagnoschiuma sul viso, naturalmente, però se anche lo utilizzate ogni tanto, questo bagnoschiuma sul viso, non tira assolutamente la pelle. È super, ma questo qui, sia questo, perché ne ho usati due, sia l'altro che ho utilizzato, ma non mi ricordo qual era, però sicuramente sarà in qualche review o in qualche top e flop, molto probabilmente. Comunque, sono dei bagnoschiuma davvero molto delicati. Secondo me con questo bagnoschiuma non necessita neanche di crema, perché è talmente delicato. Io la metto lo stesso perché non so stare senza mettermi la crema sul corpo dopo la doccia, però è davvero davvero delicato. L'odore è anche molto buono, mi piace, fa parecchia schiuma e la mia pelle è super liscia e super super luminosa dopo averlo utilizzato, veramente top top top. La crema per il corpo. La crema per il corpo sono 200 ml di prodotto per un PAO di 6 mesi, è vegan ed è con olio di argan, che praticamente è indicato per le pelli aride e per il ringiovanimento cutaneo. L'olio di argan dona alla cute luminosità e morbidezza ed è ideale per nutrire la pelle dopo il bagno o la doccia. Allora, questa crema all'olio di argan non credo sia molto indicata per le pelli secche, come c'è scritto qua. Allora, la mia, qui c'è scritto che è elasticizzante e protettiva per pelli aride e facilmente irritabili. Allora, è sicuramente una crema molto delicata, penso che sia adattissima a chi ha la pelle sensibile. Però è troppo poco ricca. Ho utilizzato di questo brand delle creme migliori, che comunque idratavano molto di più di questa. È molto molto leggera, potrebbe essere utile in estate perché si assorbe subitissimo. In estate magari la pelle è più grassa,
Forse una suda magari potrebbe essere più adatta all'estate, però in inverno, quando la pelle è più secca, quando la pelle è costretta all'interno magari di calze, cose lunghe che fanno attrito sulla pelle, quindi la pelle si secca molto di più in inverno con il freddo e tutto quello che ci gira attorno, i riscaldamenti e via dicendo, questa crema io la trovo davvero troppo leggera, infatti non riesce ad idratarmi come si deve, perché io la pelle del corpo ce l'ho più secca. E purtroppo questa crema, insomma, non idrata granché ed è un peccato perché l'odore mi piace tantissimo. E ripeto, secondo me si tratta soltanto di stagione, cioè secondo me nella stagione estiva questa crema idrata molto di più perché ovviamente la pelle, diciamo, è più lasciata libera di respirare e poi si suda e via dicendo, quindi può essere molto piacevole come crema da usare in estate, però in inverno no, in inverno la mia pelle ha bisogno di prodotti molto più corposi di questa crema, magari aggiungendo un olio, magari, però io sono del parere che quando tu ad una crema devi aggiungere un olio per poterla far funzionare, non va bene perché io già dalla crema devo avere quello che cerco, ecco, non so se avete capito che cosa intendo. Poi se ci voglio aggiungere io un olio per andare ad arricchirla, ok, però se ci devo aggiungere un olio perché la crema da sola non funziona, allora preferisco comprare qualcosa di più corposo senza avere l'obbligo di aggiungere un olio. Quindi è un nì questa crema perché appunto perché l'ho utilizzata in questo periodo e non so se utilizzata in estate magari può darmi una performance diversa. Ora come ora, diciamo, insomma. Infine abbiamo la crema per le mani. La crema per le mani sono 75 ml di prodotto, 0% siliconi, peg e coloranti sintetici, elasticizzante e protettiva per pelli aride e facilmente irritabili. Formulata con il 95% di ingredienti di origine naturale, dermatologicamente testata, a base di olio di argan. Purtroppo lo stesso discorso vale anche per la crema mani. Allora, io ho delle mani secchissime, proprio che più secche non si può, sono ancora, è la parte più secca della mia pelle sono le mie mani. In inverno poi non ne parliamo. In inverno, poi con tutti questi lavaggi per il Covid, insomma, una sta sempre lì a lavarsi le mani. Niente, è come non metterla. Cioè, all'inizio sembrava darmi un buon risultato, però ne devo mettere parecchia. Non mi dà sicuramente lo stesso risultato che mi dà la Nivea. La Nivea sulle mie mani funziona meglio perché comunque contiene paraffina e me le protegge meglio. Questa crema, lì per lì ti fa le mani belle lisce, però poi con il passare delle ore diventano di nuovo secche ed è come se non le avessi messe. Io mi ritrovo tutti i palmi screpolati. Io non so se voi vedete, è troppo leggera, troppo. Anche questa crema potrebbe essere un'ottima crema in estate, quando non ho particolari problemi di secchezza alle mani, ma in inverno no, purtroppo in inverno, questo è il momento sbagliato per utilizzare questa crema, ecco, queste due creme in inverno sono troppo leggere. Non metto in dubbio che possa essere un'ottima crema in estate questa, magari la riproverò in estate, magari le riproverò entrambe in estate per vedere se mi danno una performance, migliore e poi magari le metterò nei top o nei flop, ecco, perché comunque io penso che sia soltanto una questione di, stagione, ecco, penso che in estate funzionino meglio entrambe. Comunque, ora come ora questa crema è troppo blanda, solo che ormai non la posso tenere fino all'estate perché ha un paio di 6 mesi, quindi la devo comunque consumare. In ogni caso la uso magari durante il giorno e poi la sera metto qualcosa di un pochino più consistente come la Nivea, ecco, perché altrimenti le mie mani cadono a pezzi, proprio ormai non ho più le mani che avevo una volta, ahimè. Comunque, questo è quello che penso di questi prodotti. Fra questi tre prodotti, la cosa che mi è piaciuta di più è il bagnoschiuma. E queste creme, diciamo, sono un nì per ora. Quando le riproverò in estate, potrò avere un'idea, diciamo, po potrò vedere se ho ragione a pensare che si tratta semplicemente di stagione, perché poi di solito i prodotti dell'Omia sono ottimi, sia per la skincare che per il body care che per i capelli. Ok, questo per oggi è tutto, per questa settimana è tutto. Se questo video vi è stato utile, se vi è piaciuto, lasciatemi un like. Iscrivetevi al mio canale YouTube attivando la campanella per non perdere tutti i miei nuovi video e seguitemi su tutti i miei social, soprattutto su Instagram, che è il social che uso di più. Ciao ciao, e al prossimo video. Ciao!